Dal 2007 a oggi, oltre 13.000 ragazzi tra i 18 e i 26 anni hanno partecipato ai progetti per neopatentati promossi dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Di questi, 2.185 sono stati selezionati per partecipare a corsi di guida sicura sul circuito di Misano Adriatico, che ospita la scuola Guidare e Pilotare, fondata dall'ex pilota di Formula 1 Siegfried Storr. La tragedia degli incidenti stradali è il più grosso dramma nazionale. Su questo bisogna fare tante cose, campagne di sensibilizzazione, education nelle scuole soprattutto, ma poi bisogna portare i ragazzi laddove si guida. Noi abbiamo molti corsi di guida sicura che mettiamo a disposizione dei neopatentati e di chi vuole frequentarli e dove esperti del settore insegnano a guidare. Non c'è solamente la padronanza del mezzo tecnico oppure come evitare un pericolo improvviso, ma c'è anche l'abitudine a padroneggiare l'autovettura e a guidarla secondo le regole. Guardate che mentre guidate dovete pensare solo a guidare e guidare bene. Per questa ragione ci vogliono più corsi di guida sicura ed è per questa ragione che noi abbiamo fatto un protocollo operativo col Ministero dei Trasporti e con le autoscuole per avviare un grande progetto. 500 autoscuole collaboreranno a insegnare ai ragazzi delle regole molto nuove, molto moderne su come si padroneggia un mezzo e soprattutto su come si seguono le regole quando si va per strada. Questo è uno dei tanti esercizi di controllo dinamico dell'auto che si può sviluppare qui a Misano Adriatico, sul circuito che ospita alcune delle più prestigiose competizioni internazionali ed è anche la sede di Guidare e Pilotare, la prima scuola di guida sicura nata in Italia nel 1982, fondata da Siegfried Storr, ex pilota di Formula 1. Qui sono passati circa 140.000 allievi e si esercitano normalmente anche i carabinieri e la polizia stradale. Siegfried Storr, 57 anni, ex pilota di Formula 1, fondatore della scuola Guidare e Pilotare. Qui passano tanti giovani neopatentati. Negli ultimi anni i giovani sono quelli che pagano il prezzo più alto come vittime della strada. Gli incidenti sono la prima causa di morte sotto i 30 anni. I giovani che vengono qui, che cosa imparano e che cosa scoprono? La filosofia di un corso di guida sicura consiste nel far provare le situazioni di pericolo, non tanto e non solo per essere capaci di superarle, ma soprattutto per rendersi conto che guidare è sempre difficile. Guidare in situazioni di bagnato, dover evitare un ostacolo improvviso, dover fare una frenata di emergenza, è difficile. E la prima cosa che scoprono è che andare a 5 km in più o 5 km in meno può voler dire fare l'incidente o salvarsi. Tu, oltre ad essere un professionista del volante, sei anche laureato in psicologia. Sì. Perché è importante il controllo mentale mentre si guida? Normalmente io dico che dietro ad ogni errore tecnico di guida c'è sempre un problema alla base psicologico. Una delle cose principali è la fretta. È questo che io chiamo l'equilibrio mentale. Avere un equilibrio mentale al volante vuol dire essere cosci delle difficoltà e avere un atteggiamento che sia basato sulla prevenzione e non sulla capacità di superare gli ostacoli. Abbiamo chiesto a Siegfried Storr di accompagnarci in pista per farci vedere quali sono gli errori di guida più comuni che si fanno sulle strade di tutti i giorni. Una delle prime cose da dire è che l'atteggiamento di chi si siede al volante, il modo di tenere lo sterzo. Molte persone guidano con una mano sola, stravaccati, con il gomito sul finestrino. Insomma, c'è molta disattenzione al volante. Un secondo problema è sicuramente connesso alla capacità di fermare il veicolo, quindi alla frenata. In condizioni di emergenza oggi abbiamo tutte le macchine dotate di ABS, quindi bisogna saper frenare forte, spingendo molto sul pedale del freno. Insomma, sfruttare la capacità frenante della nostra automobile. Un terzo problema è quello proprio relativo alla velocità. Le persone che sottovalutano la velocità corrono più rischi, ma soprattutto in autostrada sono portati a non rispettare la distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza è il primo elemento da considerare quando ci si muove sulla strada. Deve aumentare ovviamente man mano che aumenta la velocità. Di fronte ad un ostacolo improvviso,
ho due scelte da affrontare. La prima è quella di ridurre la velocità e cercare di fermarmi, quindi noi la chiamiamo frenata di emergenza. Ma ci sono ostacoli che sono talmente vicini che se freno li centro per forza. In quel caso devo evitarli con una manovra brusca di sterzo. Però tutte le manovre di sterzo brusche sono pericolose e devo avere coscienza di questo. Quanti tipi di corsi ci sono qui alla scuola Guidare e Pilotare? Abbiamo tanti tipi di corsi anche perché ci occupiamo di guida sicura per le auto, ma anche per le moto e per i veicoli industriali. Quello che insegno adesso ai nostri corsi viene dal lavoro che ho fatto con i miei clienti. Sono loro che mi hanno insegnato perché le persone sbagliano, perché valutano male le velocità, perché non vedono nel modo giusto una curva. Più velocità, più pericolo è uno slogan perfetto. Per questo ho firmato il manifesto della polizia contro i 150, perché noi costruiamo auto più sicure non per andare più veloci, ma per essere più sicuri. In nessun'altra parte del mondo esiste un limite di questo tipo. Pronto? No, che non mi disturbi, sto guidando. La distrazione alla guida può uccidere te e gli altri. Quando guidi, pensa a guidare.